Benvenuti amici di Live Social, io sono Roberta e questa è Radio News 24. Siamo nuovamente qui, una nuova intervista, una nuova storia, appuntamento in radio e sui social. Vi ricordo che ci trovate sulla pagina di Facebook Live Social Radio, quindi mettete mi piace e condividete i nostri video. Ebbene, è il momento della mia ospite che è in collegamento telefonico con me direttamente dalla Puglia e ci parlerà del suo lavoro perché lei è una psicologa delle risorse umane, quindi voglio dare il benvenuto alla dottoressa Concetta Papapicco. Bentrovata. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Sono Concetta Papapicco e, come insomma detto nell'introduzione, sono una psicologa delle risorse umane. Abito in Benissimo. Puglia, precisamente a Giovinazzo, in provincia di Bari, ma come la maggior parte, insomma, delle persone della mia generazione, sono un po' cittadina del mondo. Bene. E niente, quindi ho iniziato questo percorso dalla scelta, insomma, di studiare appunto psicologia. Sì. E devo essere sincera, non ho sempre voluto fare la psicologa. È un'idea che è nata durante l'ultimo anno di liceo, quando insomma mi sono resa conto di essere sempre stata inserita in contesti in cui si mirava poco alla comprensione delle persone in quanto tali, e quindi in contesti in cui si etichettavano le persone magari come timide, brave o meno brave, conoscendole in superficie, insomma senza alcuna volontà di comprendere quel soffio vitale individuale che quindi muove l'essere umano a vivere un'esperienza. Mentre la psicologia del lavoro è nata come passione nell'ultimo anno di triennale in psicologia, e in questo caso ho voluto insomma occuparmi delle risorse umane in quanto non solo lavoratori e quindi produttori, ma soprattutto come persone, quindi con le loro esperienze, con ciò che appunto è visibile del loro lavoro, ma anche di ciò che non è visibile, come per esempio valori, aspettative, che credo sia un aspetto importante ad oggi del riconoscimento di risorse umane con la U maiuscola. Sono d'accordo. Ecco, ci vuol fare magari qualche esempio, dottoressa, appunto di qualche persona, ecco, con cui ha avuto a che fare, che poi, ecco, l'ha ringraziata, quindi una grande soddisfazione per lei. Allora, per quanto riguarda il mio percorso, io ho iniziato comunque 2 anni fa, insomma sono al terzo anno, di dottorato di ricerca in scienze delle relazioni umane, quindi sicuramente nel contesto professionale il mio tutor che insomma mi ha introdotta a questo percorso bellissimo che è quello della ricerca, dove sto studiando questa volta dall'esterno le risorse umane e il loro modo di essere capacitanti, e perché ad oggi con la questione insomma della flessibilità lavorativa il lavoratore è responsabile della propria carriera. Certo. E mi hanno dato anche la possibilità, ecco perché cittadina del mondo, di confrontarmi anche con contesti esteri come la Danimarca e la Spagna. Complimenti. Grazie, grazie. Quindi è stato un percorso, ho deciso comunque anche io di continuare per la questione della formazione continua, che credo sia importante sempre nel contesto delle risorse umane, e a cui tengo molto. Infatti sto comunque seguendo una scuola di psicoterapia ad orientamento post-razionalista. E sente, come, diciamo, suoi progetti per il futuro, vorrebbe rimanere qua in Italia, oppure, ecco, le piacerebbe anche, perché no, fare un'esperienza su, diciamo, all'estero? All'estero. In realtà non ho preferenze in questo momento, avrei più fissato degli obiettivi, un obiettivo generale e degli obiettivi specifici. L'obiettivo generale è quello di poter coniugare la psicoterapia con la psicologia del lavoro, quindi offrendo un servizio alle aziende di psicoterapia del lavoro. E quindi, come dicevo prima, tra gli obiettivi specifici ci sarebbe quello di occuparmi delle risorse umane
invertire questa concezione delle risorse umane non come mezzi produttivi e quindi staccarci un attimino dalla logica un po' tayloristica del lavoro, ma come persone con delle variabili soft che ovviamente non si vedono, quindi responsabili della propria carriera. E quindi il sogno professionale in generale sarebbe quello un attimino di liberare l'intervento psicologico, quindi questa presa in cura da ogni tipologia di stigma, insomma, affinché chiedere un aiuto di natura psicologica non sia vissuto come una vergogna, ma al pari di un malessere fisico. E ovviamente questo si può fare in qualsiasi parte del mondo, soprattutto con la globalizzazione. È possibile, insomma, e la digitalizzazione anche si può essere in tanti posti quasi È contemporaneamente, vero. Allora, senta, dottoressa, vogliamo dare ai nostri ascoltatori un suo contatto? Non so se è una pagina Facebook. ecco. Sì, ho una pagina Facebook con mio nome e mio cognome. Riguardo all'aspetto delle ricerche, ho anche ovviamente un profilo LinkedIn, stessa cosa nome e cognome, quindi Concetta Papapicco, e ho anche una pagina per quanto riguarda l'aspetto delle ricerche, quindi eventuali pubblicazioni su ResearchGate, che è un tipo social di ricercatori, è un motore appunto di ricerca professionale per chi si occupa di ricerca, dove lo stesso nome e cognome è possibile entrare in contatto per eventuali dubbi, sempre in termini ovviamente di ricerca, anche scambi di idee. Molto bene, allora mi raccomando ai nostri amici ascoltatori live social, quindi di mettere mi piace alla pagina Facebook di Concetta Papapiccola, dottoressa psicologa delle risorse umane. Cliccate anche la pa nostra pagina Facebook che è Live Social Radio, ve lo ricordo, quindi condividete questa intervista. E allora ringrazio molto la dottoressa davvero per queste cose Grazie davvero molto interessanti che ci ha raccontato. a Grazie, arrivederci e in bocca al lupo per tutto. voi. Buona serata. Grazie, buona serata a tutti. Grazie. Bene, amici live social, abbiamo ancora tante altre storie e tante altre interviste, restate con noi.